Ultimo giorno per i produttori locali agricoli nello storico mercato delle erbe di Macerata a Via Armaroli. Ai contadini è stato annunciato il trasferimento all'ex mattatoio, ma i locali non sono ancora pronti. Non è pronto, ieri mio marito ha chiamato per vedere i locali e ha detto c'è da aspettare un paio di settimane, ma sapendo i tempistica della giunta potrebbe essere un paio di mesi. E ci sono dei prodotti che se fosse stato in estate sarebbe stata traumatica, però anche adesso c'è dei prodotti che non possono attendere 15 giorni. Si poteva trovare altre soluzioni perché ci spostano letteralmente in periferia. Senza dubbio creerà molti problemi alle persone anziane del centro storico, che non avrà possibilità di venire a Via Panfilo in particolare. Noi avevamo proposto, no, dato che lo spazio ce ne serviva di meno, perché questo è grande come spazio, avevamo proposto se ci lasciavano uno spazietto qui alla fine. E allora però pare che non è, per l'amministrazione non è possibile. Speriamo che l'amministrazione gli dia un posto dove si possa raggiungere facilmente e si continui così. Perché quando non ci saranno più loro, oddio, sono tutti prodotti super artefatti con concimi, nutrimenti e cose varie di larga produzione che secondo me non è, anche se la società ci propone questo. È ferale per noi del centro perché rimaniamo, non c'è più un negozio di frutta e verdura in centro, questo è il modo per non dover prendere l'automobile sempre e andare nei supermercati. Il chilometro zero non conta, evidentemente. Un'altra difficoltà per il centro, certo. E un'altra difficoltà per l'ambiente in generale, direi. Perché peraltro gli abitanti del centro non è che di mercoledì possano prendere l'automobile e andare giù al nuovo posto dove metteranno il mercato, perché poi non si trova parcheggio, è un problema. Quando ha accomodato qui, ci ha portato giù per la strada fuori qui, no? Dopo accomodato e poi siamo rientrati qui e sui 40 anni fa. Te dava un banco solo perché non bastava per tutti, era tutto pieno, ci veniva tante persone e adesso li vecchi e morti, li giovani. Te vuole fare questo lavoro? Non lo so, adesso lo fa mio figlio perché è laureato in giurisprudenza, fa l'avvocato, non gli è piaciuto, allora aiuta me. Noi altri abbiamo 10 ettari di terra e facciamo un ettare d'orto, però non lo so, ha fatto muri tutto a Macerata, che con questi supermercati è stato un disastro, tutto, è finito tutto, perché le persone vanno al supermercato, la differenza non la capisce, la roba buona con la roba cattiva. Io ci sono stata una volta, guarda, ho visto degli piselli, per me era le dame, era tutta robaccia, ma come si fa? 3 euro le venia. Ma lì, ma una compagna dei miei figli venne io a casa e ha detto che non aveva visto mai una gallina camminare. Ecco quello che siamo diventati. Ma ti rendi conto? Li deve aiutare sti figli di oggi, li deve aiutare. Gli dice tornate sulla terra, tornate sulla terra. Ma non capisce che un trattore costa 200.000 euro? Ma in che modo ce li mandi tutti i figli sulla terra? Qui da quanto tempo state qui? Qui? 45 anni. 45? 45, fra sotto, fuori, sì. E più, che posso dire, grazie a Dio, 30 anni stavo in missione. Prima sono stato 30 anni sul comune, sono stato, allora ce ne sono 9.645 anni. Funziona con la signora? Sì, assieme.
casa, sì. Gli dispiace di andare via? Come? Sì. Che dice? Se si manda via, io muoio, che voleva. Ovviamente noi non siamo assolutamente d'accordo al fatto che questi spazi vengano tolti a tutta la città, perché in effetti questo è un mercato storico e andrebbe potenziato. Ovviamente va rinnovato, perché la struttura obsoleta risale agli anni 30. La ristrutturazione di questo mercato è un'ottima cosa per Macerata, però il progetto che prevede la rifunzionalizzazione, che è una parola difficile, l'ho dovuta imparare, di questa struttura la vede in una forma completamente stravolta. La visione che ne abbiamo noi, anche perché io stessa sono stata a vedere altre realtà, è quella, la visione di dare uno spazio a delle cooperative di giovani che possano sia produrre appunto prodotti dell'agricoltura e poi venderli in questa zona, ma anche fare una piccola ristorazione, fare dei pasti con prodotti del luogo, come in altre realtà. E, oltretutto, questa è una struttura che dovrebbe essere completamente dedicata ad un mercato, perché la parte sottostante, che sono appunto adesso sono dei parcheggi, potrebbe essere riservata ai clienti che vengono anche dalla periferia e anche da altre città vicine. Quindi diciamo potrebbe essere proprio un polo per tutta l'agricoltura di qualità che abbiamo nell'Interland di Macerata, e potrebbe appunto far rinascere questo rapporto fra agricoltura e città. L'amministrazione fa dei bei contenitori e ne farà altri, perché questo progetto ITI, che fa parte di Macerata Innova Macerata, porterà anche altre ristrutturazioni, quindi avremo anche altri contenitori. Però questi contenitori, poi abbiamo avuto l'esperienza negli anni passati, rimangono vuoti, quindi impariamo a creare dei progetti, ma poi che sono dei progetti già con una finalità, quindi che arriveranno allo scopo di far rivivere il centro storico, perché se adesso noi togliamo anche questo, anche il mercato, ovviamente togliamo ancora più servizi al centro. Abbiamo tolto le scuole, per carità, c'è stato il problema del terremoto, però comunque le scuole sono state portate in periferia. Quindi se noi vogliamo che questo centro storico non muoia, che quindi le famiglie ritornino, non possiamo togliere anche questi servizi essenziali, anche perché dobbiamo contrastare questa tendenza a fare acquisti solo al supermercato, perché noi sappiamo che le verdure nel supermercato non sono le verdure locali, quindi aiutiamo la nostra realtà economica, non aiutiamo le multinazionali. Grazie.